Amici di Experience Italia, bentornati in nostra compagnia. Questo è l'unboxing della soundbar di Sony HT-CT380, soundbar 2.1 con una potenza di 300 watt. Soundbar che a mio avviso, come rapporto qualità-prezzo, è la migliore di casa Sony. Andiamo subito a vedere cosa troviamo nella confezione di vendita. Andiamo ad aprire la nostra bella confezione. Troviamo due batterie mini stilo, un telecomandino abbastanza scarno e sembra economico, un bel mappazzone come da tradizione Sony di libretti di istruzioni, due attacchi da parete per appendere la soundbar alla parete, al muro, e il cavetto ottico per collegare la soundbar alla TV. Delle viti, cartone, un altro po' di cartone, polistirolo che non manca mai nelle confezioni, e questo bel 7 kg di subwoofer. Allora, il subwoofer si collega alla soundbar senza cavi, quindi wireless. Avrete solamente, tanto lo appoggio, solamente bisogno dell'alimentazione, niente altri cavi per andare alla soundbar. E la nostra bella soundbar 2.1. La soundbar, oltre all'alimentazione, ha tre ingressi HDMI, un'uscita HDMI, un ingresso uscita ottico e un ingresso audio digitale. Un'altra caratteristica è l'NFC, la presenza del Bluetooth, quindi c'è la possibilità di collegare gli smartphone, sia Sony che altri smartphone, anche l'iPhone, col Bluetooth, e ascoltarsi la musica o anche vedere qualche video direttamente attraverso la soundbar, quindi è anche un punto di riferimento multimediale per la vostra televisione. E il prezzo di vendita a listino è 350 euro, ma su internet o anche in qualche negozio fisico si può trovare sui 280-290 euro, quindi il prezzo a mio avviso per le soundbar è molto molto buono. La qualità comunque io l'ho provata, ho deciso di comprarla perché secondo me la qualità è molto buona rispetto anche al prezzo prezzo di vendita. Ovviamente non mi posso aspettare un suono o una qualità pari a un prodotto da 1000 o più euro. Detto questo, io direi che per il momento è tutto, e ci rivediamo con i prossimi video. Un saluto a tutti da Lorenzo, alla prossima.